siamo felicissime perché soprattutto il rosso e il blu di una nostra compagna fondamentale nella squadra ci ha tirato su, buttato giù di morale, però abbiamo capito che volevamo vincere questa partita e siamo giovani, siamo molto giovani e abbiamo lavorato di squadra, non abbiamo mai mollato e domani contro Casalgrande faremo lo stesso. Siamo cariche, pronte e ci siamo preparate tantissimo per questa esperienza e quindi comunque vada siamo felicissime. No, non mi sento di recriminare niente alle mie compagne, noi siamo state abituate durante il campionato a lottare partita per partita, abbiamo vissuto la seconda parte del campionato come una serie di finali, quindi sono partite nelle nostre corde. C'è un po' di amarezza perché ci credevamo, fino alla fine non abbiamo mollato, però ci abbiamo provato, non abbiamo niente veramente da rimproverarci.